Buongiorno a tutti, oggi parlerò di privacy e cyber security. In particolar modo spiegherò come un'azienda come quella per cui lavoro, vale a dire Microsoft, cerca ogni giorno quotidianamente di respingere tentativi di attacchi cyber. Questo naturalmente per essere in linea con quanto previsto dalla normativa privacy, il GDPR, ma anche per essere credibile nei confronti dei propri clienti. Il nostro è un modello che si basa su tre pilastri, quello del proteggi, individua e rispondi. Crediamo che non sia più sufficiente il primo pilastro, quello della protezione, vale a dire cercare di combattere gli attacchi, perché oggi ce ne sono sempre di più e sempre più sofisticati, e quindi oggi il lavoro che noi facciamo principalmente, oltre a quello della protezione, è anche quello di cercare di individuare comportamenti anomali e di rispondere velocemente a quelli che sono dei tentativi di attacchi, cercando di evitare e di minimizzare quelle che sono le nostre vulnerabilità, proprio in linea con quanto previsto dal GDPR. In particolar modo mi riferisco agli articoli 32 e 33 del codice.